Ciao a tutti, benvenuti su Cosmo Channel. Oggi vedremo come creare e impostare uno Z-Probe sulla nostra CNC. Iniziamo disegnando la nostra sonda. Io per fare primo utilizzo il software online Easel. Utilizzando lo strumento Linea andiamo a disegnare la sonda. Disegnatela come più vi piace. Al centro inseriamo un quadrato. Ci servirà per saldare il puntale a coccodrillo. L'area esterna l'andremo a incidere completamente, quindi impostiamo a 2 mm di profondità, mentre il quadrato lo andremo a incidere per mezzo millimetro. Useremo una piastra PCB che ha già una superficie conduttiva. Purtroppo, se impostiamo lo spessore giusto, quindi 1,6 mm, il software non ci permetterà di inciderlo completamente, quindi imposto 6 mm per risolvere il problema. Inseriamo il diametro della nostra fresa e andiamo a incidere. Male direi. Ho dimenticato di creare un piccolo pezzo che ci servirà ad impugnare la nostra sonda, quindi lo faccio ora. Ho sabbiato la superficie di rame per eliminare l'ossido. Questo pezzo va saldato in questa posizione. Ecco il risultato. Questo è il materiale necessario per l'assemblaggio della sonda. Ci serve la sonda. Un morsetto a coccodrillo con un cavo di circa 15 cm, un cavo di circa 40 cm con un connettore DC e un connettore femmina da pannello. Ora saldiamo il filo del morsetto a coccodrillo insieme ad un polo del cavetto lungo e la piastra centrale. L'altro polo del cavo lungo va saldato sulla piastra di contatto. Ho fatto saldature migliori, ma va bene. Blocchiamo i cavi con una goccia di colla a caldo. Ora saldiamo due cavi con connettore jumper al morsetto femmina. Colleghiamo un cavo al pin A5 e l'altro ad uno dei due pin GND.
Foriamo la mostrina di plastica e inseriamo il morsetto femmina. Purtroppo nel forare la piastrina si è rotta, nulla di grave. Sistemiamo i cavi e riavvitiamo la mostrina. Ora vediamo come abilitare lo Z-Probe sul software online Easil. Clicchiamo su Macchina, poi Setup, impostare tutti i parametri come vedete nel video, confermiamo, inseriamo la porta COM, testiamo la direzione degli assi, se qualche asse risulta invertito clicchiamo su No. Continuiamo. Selezioniamo l'attivazione automatica dello spindle. Per comodità disabilitiamo l'homing. Abilitiamo lo Z-Probe. Colleghiamo la sonda e facciamo un test toccando la piastra con il morsetto. Se lo rileva, andiamo nelle impostazioni avanzate. Inseriamo lo spessore della sonda, nel mio caso 1.6 mm. La velocità di discesa impostiamola a 80. mm di retrazione. Questo lo lasciamo invariato. Testiamo il funzionamento collegando il morsetto alla fresa e ponendo al di sotto la nostra sonda. Se tutto funziona perfettamente, il pallino diventa verde. Ora lo Z-Probe è correttamente configurato. Quando andremo a incidere, basta cliccare su Probe per settare il punto zero dell'asse Z. Per impostare lo zero degli assi X e Y, usare le frecce. Ora vediamo come impostare lo Z-Probe sul software GRBL. Andiamo su Setting. Questa è la casella dove andremo a scrivere queste funzioni. Nel mio software erano già presenti. Io ho solamente modificato lo spessore della sonda. Connettiamo la sonda e clicchiamo sul tasto Z-Probe. Grazie per aver visto il video, se vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale.